Maurizi non è preciso. Allora, Olimpica che rimane in avanti, sempre con Scirocchi. Uno sguardo in mezzo, il pallone che parte sul secondo palo dove c'è Marini. L'appoggia anche lui. Catani, semplice per Scaglione. Mariani prova a metterla dentro. Mariani, Scirocchi gira di testa, non inquadra la porta. Catani, Maurizi prova a girarsi il 10, ha un po' di spazio per calciare, poi preferisce far correre Marini. Arriva al limite dell'area di rigore. Marini rientra, prova anche a calciare. Scaglione l'attende lì. Pallone Maso alimenta l'azione per l'Olimpico con Maurizi che deve inseguire questo pallone. Va nell'uno contro uno. Maurizi cerca di entrare in area, trova il varco per metterla dentro. Maso, palo clamoroso, la palla che rimane lì. Non riesce a far gol Morigoni. L'appoggio, bello, Maceratesi prova a far correre Marini. Stavolta sembra essere scattato in posizione regolare. Ancora Marini, va nell'uno contro uno, cerca il fondo, lo trova col mancino dentro. Calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Olimpica Tivoli sullo strappo di Marini. È arrivato il fallo da parte di Parente. Da raccomandazioni agli uomini che attendono una probabile ribattuta fuori area. Parte Maurizi. Spiazzato Scaglione, 1-0 per l'Olimpica Tivoli. Con il destro a cercare il lancio verso Maurizi che raggiunge il pallone. Lo stoppa in area di rigore. Vediamo cosa elabora Maurizi. C'è Maceratesi che la chiama. Maurizi va col destro! Centrale però verso Scaglione. Prova a dare uno strappo alla partita per cercare il pareggio. Morgani alza la sfera in area di rigore. C'è il controllo. Riesce anche a girarsi per la conclusione. Ferrante trova però il muro. Muove dentro l'area di rigore. Vediamo se arriva su questo pallone. Sì, Ricci praticamente glielo consegna. Ancora col tacco. Maurizi, bella idea verso Mikulan. La mette bassa. Pallone allungato sul secondo palo. E a porta vuota arriva il gol. Il primo gol in questo campionato per Zarelli. Che raddoppia per l'Olimpica Tivoli. Fa 2-0. Morgani, uno sguardo in mezzo, palla che passa in area di rigore, colpo di testa, c'è il gol dell'Aniene con Parente che la insacca praticamente all'incrocio. Trova l'appoggio verso Morgani, palla alzata, azione un po' architettata dell'Aniene, calcio di rigore, fallo di Scirocchi, calcio di rigore per l'Aniene, clamoroso in un minuto praticamente l'Aniene. Ah, l'opportunità per pareggiare netta, si attende il fischio solito e raccomandazioni per gli uomini che attendono fuori dall'area di rigore. Parte Morgani, Leonetta risponde ma la palla passa e 2-2, pareggia in un lampo l'Aniene. Morgani va a battere direttamente verso la porta, Greco la esce da sotto l'incrocio, miracolo del 12 a mantenere il 2-2. Le operazioni, la palla è verso Ferrante che gira al volo verso Parente, ma c'è Venditti a fare buona guardia, anzi no, Parente porta via il pallone, cerca di passare, Greco fondamentale, Ferrante salta il portiere, la porta è vuota, Ferrante appoggia per il tiro, il gol dell'Aniene, sorpasso Aniene incredibile, 3-2, disastro Olimpica Tivoli, doppietta di Parente, ribaltata la partita. Pallone che finisce fuori e arriva il triplice fischio. Adesso l'Aniene in rimonta batte 3-2 l'Olimpica Tivoli. Dopo essere andati in svantaggio di 2 gol, riesce a siglarne 3, praticamente uno all'ultimo minuto, e guadagna i primi 3 punti in campionato.